Da qualche anno sul canale c'è una specie di tradizione. A Pasqua, o comunque sia quel periodo lì, sono solito portare un video unboxing dove spacchetto un mega uovo gigante. La sto portando avanti quindi da diversi anni e quest'anno ho deciso di continuare la serie, comunque sia, con queste due uova. Hey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrei Cronton in questo nuovo video pasquale. Pasquale nel senso non il video di Pasquale, video nel senso di Pasqua. E già iniziamo con le battutacce, quindi siamo proprio sempre al top. Come avete visto dall'intro e dalla miniatura, spero, quest'anno porto ben due uova di Pasqua, ovvero quello di Yo-Kai Watch e quello di Dragon Ball. All'inizio non sapevo se portare quello di Dragon Ball, poi però ho letto che è senza olio di palma, quindi la scelta è stata obbligatoria. Ma passiamo a quello che è più importante, ovvero la sorpresa. Ma io inizierei con questo di Dragon Ball, almeno ci leviamo, diciamo, il dente e poi andiamo al pezzo forte, che comunque sia quello che, diciamo, sul canale è diventata quasi un'istituzione, ovvero Yo-Kai Watch. Qua. Rotto, perché giustamente è rotto, non poteva essere integro. La cosa buona, diciamo, è che è al latte almeno, quindi insomma almeno questa cosa si salva. Wow! Io proprio di tutte le sorprese, proprio questa è quella che meno mi aspettavo di trovare in un uovo di Pasqua, anche se al giorno d'oggi. Ci sono le cuffie, ma le cuffie hanno sul lato la scritta Dragon Ball Super, quindi vincono tutto. Adesso se riesco a farvele vedere, eccolo qua. E quindi un dente ce lo siamo tolti, andiamo a toglierci anche l'altro. Non capisco se è un kiwi? Un frisbee? Mai visto un frisbee del genere? Di quelli pieghevoli. È la prima volta che li vedo, giuro. O meglio, dal vivo. Non ne ho mai posseduto uno di quelli pieghevoli. Interessante, va. Vabbè, va. Perfetto. Quindi, io veramente mi aspettavo di trovare qualcosa del genere, tipo medaglie o cose varie, ma non sono stati generosi stavolta con me i dei di Yo-Kai Watch, quindi niente. Ad ogni modo, questo era il video speciale per Pasqua. Lo porto da anni ormai. Devo sempre trovare qualcosa di diverso da portare, perché dopo 3 anni, mi sembra, che porto l'uovo di Pasqua della Kinder, mi sembrava giusto portare qualcosa di diverso, quindi ho detto perché non portare uno dei miei anime preferiti, Dragon Ball Z, però non ditelo a Super, e Yo-Kai Watch, che però è il mio videogioco preferito, o meglio, videogioco preferito degli ultimi anni, se no Pokémon è sempre Pokémon, non si tocca. Quindi per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.